Mio caro amico, non so se lo sai, ma i miei compaesani Negramaro sono pronti dopo il Festival di Sanremo con nuova musica bella croccante. Se lo sapevi già, beh, insomma. Ma che ne sai, scusami, ma cioè, aspetta, senti la notizia e poi magari ne parliamo. Arrogante. Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. E là, come andiamo? Andiamo subito a bomba. Dopo una partecipazione non del tutto fortunata al Festival di Sanremo qualche mese fa, i Negramaro tornano sulla scena musicale con un nuovo singolo, pronto a diventare la colonna sonora dell'estate 2024. O almeno, quella è l'intenzione. Da 20 anni la band guidata da Giuliano San Giorgi, scoperta e voluta da Caterina Caselli fin dagli esordi, arricchisce il panorama musicale italiano con le proprie canzoni. Dal loro album omonimo del 2023 fino all'ultimo lavoro in studio, Contatto, il nuovo singolo intitolato Luna Piena è un inno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare. Non in Puglia, tranquilli. Cioè, siamo sempre lì, ma vabbè, un'altra cosa. Caratteristiche intrinseche delle canzoni dei Negramaro. Infatti me la aspetto alla notte della Taranta, Briaco Pezza, ballare in cerchio. Ole! Ragazzi, l'altro andate se ne avete la possibilità. La notte della Taranta è tipo il momento più alto della mia vita. Prodotto da Simonetta, il brano promette di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante attraverso le sensazioni evocate dalla luce della luna piena. Il videoclip di Luna Piena cattura i Negramaro mentre si esibiscono in una delle storiche sale degli Hansa Studios di Berlino, celebre location che ha ospitato leggende della musica come gli U2, David Bowie e molti altri. Inoltre la band si prepara per un tour evento negli stadi, a partire dal 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Oh, comunque non scherzo, cioè, notte della Taranta, raga, cioè, se avete modo andate perché è qualcosa di clamoroso proprio. Mi sa che ci sono stati i Negramaro, tra l'altro, più di qualche volta, credo, beh, presumo. Cioè, raga, follia. Cioè, voi immaginatevi Pogo giganti sopra questa.